nuovi medici specialisti di pronto soccorso, figure professionali aggiuntive, 8 i medici, 16 gli infermieri, organico del pronto soccorso interamente integrato. È la prima risposta forte alle pressioni degli utenti del pronto soccorso voluto dal direttore generale Maurizio Aricò alla guida della Sanità Iblea dal 1° di luglio. E quindi abbiamo fatto immediatamente un provvedimento urgentissimo, per cui nonostante il blocco dei concorsi e nonostante il caldo invito della Regione a limitare gli incarichi a tempo determinato, la direzione si è assunta autonomamente la responsabilità di reclutare anestesisti e medici di pronto soccorso per venire incontro alle esigenze urgenti. La parola d'ordine è efficienza. Niente polemiche di rimando a chi punta l'indice contro, ma solo auspicio di collaborazione in favore della comunità. Circa una quindicina di domande di candidati che ci sono pervenute, abbiamo selezionato 4 persone, di cui la prima è entrata in servizio immediatamente, la seconda, la terza e la quarta hanno dato una disponibilità a seguire nei giorni immediatamente successivi e quindi comunque abbiamo stretto con loro un rapporto professionale. Questo ci ha permesso di integrare il personale e quindi portare a regime gli organici. Ma la rivoluzione del direttore generale non si ferma qui. Ricostruzione di percorsi razionali in modo tale da garantire a tutti gli utenti uno standard di qualità, conoscendo e applicando al paziente uno standard codificato. Snellimento delle procedure e assistenza più efficace nei confronti del paziente. Novità in vista anche per le liste d'attesa. Appropriatezza della prescrizione medica e allungamento dell'orario per gli esami specialistici. Certamente sull'appropriatezza della prescrizione, perché se la prescrizione è inappropriata, nasce il peccato originale. Allora, questo vuol dire che la compagine dei medici di base di questo territorio è una compagine molto colta, che molto ha fatto nello sviluppo dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria. Devo fare questo riconoscimento ai medici di medicina generale della provincia di Ragusa, perché hanno dato veramente ottima prova di sé. Ma è chiaro che dobbiamo lavorare su questo insieme continuamente, per spiegare se e quando una risonanza magnetica, per esempio, è indicata o non indicata per una possibile artrosi o no. Perché le macchine pesanti, per intenderci, TAC, risonanza, ecografie, lavorino con orari più ampi possibili. Ho spiegato che se uno di noi ha bisogno di una risonanza per rispondere a un quesito e l'azienda gli propone di farla alle 9:30 di sera, probabilmente chi ne ha bisogno non lo riterrà un orario sconveniente, se questo gli permette di anticipare l'attesa. La scure della circolare Madia, che prevede che dal 1° settembre anche i sindacalisti in distacco dal pubblico impiego dovranno rientrare in servizio, si abbatte anche in provincia di Ragusa. Colpisce 20 rappresentanti sindacali, delle sigle più note. I contingenti dei distacchi saranno ridotti del 50% nella pubblica amministrazione ed entro il 31 agosto le sigle sindacali dovranno comunicare la revoca dei distacchi. L'obiettivo è risparmiare. Il risparmio per le casse statali dal recupero in provincia di Ragusa è stimato in 100.000 euro. Circa 480 migranti sono stati soccorsi nel canale di Sicilia. Sono a bordo di una nave mercantile che sta facendo rotta verso Pozzallo, dove l'arrivo è previsto per la tarda serata di oggi. E intanto la polizia di Stato ha fermato un uomo originario del Gambia perché è ritenuto il presunto scafista del gommone sul quale c'erano 18 migranti morti e 97 sopravvissuti arrivati 2 giorni fa a Pozzallo su una nave Sirio della Marina Militare. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Ragusa e si ipotizza, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche il reato di morte come conseguenza di un altro delitto. L'INPS ripristina l'incentivo assunzioni, varrà sia per contratti a tempo indeterminato sia per quelli a termine e dall'Europa 40 milioni per sostenere materialmente gli indigenti. Incentivi all'occupazione, l'INPS annuncia di aver ripristinato l'incentivo per l'assunzione di donne disoccupate da almeno 6 mesi di qualunque età e residenti in aree svantaggiate, il che significa sgravi per il 50% dei contributi che il datore di lavoro deve versare. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, per le proroghe e le trasformazioni effettuate dal 1 luglio 2014. Il bonus consiste in una riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi nel caso in cui abbia assunto l'addetta a tempo indeterminato. Nel caso in cui l'assunzione sia a termine, il bonus ha validità per 12 mesi. A durata infine di 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, laddove una precedente assunzione a termine sia stata trasformata a tempo indeterminato.
il 50% dei lavoratori impiegati nell'edilizia sarebbe irregolare. I dati dell'Eurispes dipingono un divario sempre più ampio tra ricchezza dichiarata e benessere reale. Catania e Ragusa, le due province dove il fenomeno assume picchi preoccupanti. I sindacati chiamano in causa la regione e l'assenza di controlli ispettivi e di vigilanza sui cantieri. La prima cosa che salta all'occhio è la Sicilia, dall'indagine condotta dal settimanale L'Espresso, dove dal 2011 le persone a rischio povertà sono di più di quelle che stanno bene, superata la soglia del 50%. La regione Sicilia è la regione nella quale la situazione è più grave, 2.700.000 le persone. L'Istituto Europeo di Statistica misura quante sono le persone a rischio di povertà, un numero che nel 2013 ha raggiunto quote preoccupanti. I lavori sul ponte Guerrieri termineranno il 15 di settembre. La notizia è del direttore regionale dell'ANAS, Ugo Di Bernardo, e dell'ingegnere Domenico Renda, responsabile del cantiere, che hanno trovato utile però interloquire con il parlamentare modicano Nino Minardo, piuttosto che informare, come prassi vorrebbe, il sindaco della città. E mentre Abate continuava a fare sopralluoghi per rendersi conto dello stato di avanzamento dei lavori sotto la calura estiva, l'onorevole Minardo gli brucia la notizia dell'apertura del viadotto. Ovvio a questo punto il nostro interrogativo. A Palazzo San Domenico ci sono problemi di comunicazione? Con la nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione, gli amministratori responsabili di gravi disavanzi finanziari saranno rimossi. Col disegno di legge Boschi sono state approvate importantissime novità al titolo V della Costituzione. Un emendamento a firma dei senatori NCD ha introdotto la possibilità che i sindaci e presidenti di regione possano essere commissariati nel caso in cui venga accertato lo stato di grave dissesto finanziario. Questa modifica ha il merito di introdurre in Costituzione il principio secondo cui la cattiva gestione finanziaria e causa di rimozione dagli incarichi di governo locale. Far conoscere sia gli italiani che scelgono di lavorare all'estero, sia gli stranieri che vengono a lavorare in Italia, i loro diritti. Sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano a lavorare all'estero. Il fenomeno migratorio è in continua espansione e richiede politiche e interventi coordinati da parte di organismi pubblici per favorire il processo di integrazione e la tutela dei diritti dei lavoratori migranti. INPS, per far conoscere ai migranti i loro diritti, mette a disposizione un'area informativa del proprio portale, dedicata sia ai lavoratori stranieri che vengono in Italia in cerca di lavoro, sia ai lavoratori italiani che scelgono di lavorare all'estero, in paesi comunitari ed extracomunitari. E anche ai datori di lavoro e agli operatori sociali, come i CAF, le associazioni di stranieri, i mediatori culturali, altre amministrazioni che intervengono per agevolare l'inserimento lavorativo e sociale e la tutela del lavoratore migrante. Ecco perché la storia dell'agricoltura è la storia del miglioramento della natura. L'oggetto è costituito da una serie di contenitori modulati a forma di spicchio, disposti circolarmente attorno a un asse verticale. Tutti i lati curvi volti verso l'esterno danno nell'assieme una specie di sfera. L'insieme di questi spicchi è raccolto in un imballaggio abbastanza duro alla superficie esterna e rivestito con un'imbottitura morbida interna di protezione. L'apertura dell'imballaggio avviene in modo molto semplice e quindi non si rende necessario uno stampato allegato con le illustrazioni per l'uso.